Io sono Domenica Carella, sono una mindset coach iniziatica in formazione. Oggi ho una grande missione. Oggi io aiuto e aiuto concretamente le donne, specie le imprenditrici del benessere, le coach, le mentori, a divenire la CEO della propria vita in primis e di conseguenza del proprio business, a non avere più paura di espandere la propria luce, la propria pienezza. Credo proprio che ogni donna, risvegliando il proprio sacro potere interiore, possa espandere quella propria luce e sublimare così la propria vita. Questo è quello che è accaduto a me. Come è accaduto? Grazie a Michela. Anzitutto attraverso un percorso individuale, partito in seguito ad un master, qui conobbi Michela. Perché sono arrivata a dire sì finalmente a B1? Perché per quanto per un decennio possa aver lavorato su me stessa e sulla mia professione, la verità è che nulla è stato così efficace come il coaching iniziatico. Quindi B1 è stata proprio una scelta inevitabile, naturale. Un richiamo verso casa, verso l'autentica me. Prima di entrare in B1, io sinceramente mi sentivo più insicura. Era come se arrivassi sempre solo fino a un certo punto, nonostante avessi mille formazioni, titoli. Era come se non avessi il coraggio di esprimere pienamente me. La cosa che più amo di B1 è una continua esperienza personale che poi porti nel mondo, che poi porti nella tua professione. Nel mio personale caso, comprendo, vivo e metto in pratica con me stessa, con le mie assistite e ho dei risultati incredibili. A mia volta ho strutturato un percorso potente, efficace, nel pieno flusso creativo, senza sforzo. Continuo a manifestare clienti allineate mentre sono incinta della mia seconda figlia. Quindi ho potuto godere di una gravidanza bella e potente, sentendo così finalmente in me il nutrimento materno, questo sacro potere femminile e anche la presenza paterna dentro il mio cuore. E questo ha fatto la differenza. Mi sento me stessa, sicura, vulnerabile, libera, donna, sempre più indipendente da ogni punto di vista. B1, e mi commuovo mentre lo dico, è un dono che tutti meritiamo.